Questo programma è offerto da Mar Blu. È Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Publiacqua. Il bene più prezioso, un valore per il futuro. Guardate, prima di tutto buongiorno. Guardate chi è tornata a trovarmi, l'Irene, e oggi si fa una ricetta insieme, una ricetta salata. E diglielo te cosa si fa, Irene? Oggi si fanno i cestini di patate con besciamella, mortadella e pistacchi. Oh, il connubio è perfetto, quindi cose senti, golose. Come procediamo? Io intanto ho acceso il forno. Benissimo. Perché i cestini di patate vanno preparati e cotti in forno. Vedete, ci occorrono questi stampini così. Mm-hmm. Poi ci occorrono delle patate su per giù della solita grandezza. Perché si va a fare le fettine fine. Poi ci occorre della besciamella, mortadella e pistacchi. Pistacchini buoni, mortadella e pistacchio, insomma, besciamella alle buona, le patata sempre buona, sicché. Allora, come si fa? Si prendono le patate, sì, le avrete pulite bene, poi si prende e si affettano fine. Cosa preferisci? La mandolina? Come s'affettano? Preferisci? Ah, coltello? Coltello? Sì. Ok, allora. Guardiamo come ci vengano, fini, no, non mi venga mia tanto bene, sì, così, Sì, perfette, vanno bene. Devo pigliare la misura, perché se no troppo fini. Bisogna regolarti come la mandolina. Sì. Ok. Io mi regolo andando, sai, in corso d'opera. Esatto. Non sono... Oh... Irene, io direi che sono perfette. Senti, e ora si prepara un pochino questo. Un po' di olio. Un goccino, se ce l'abbiamo, magari vi potete. Un po' d'olio. Io lo preferisco al burro, onestamente, perché poi in Toscana sa sempre un olio fantastico. Quindi un goccino di olio. Anch'io l'olio al burro, quando si vuole, sai, nelle cose. Ora. Nella besciamella, no? Quello, ci vuole il burro, però. Ora, vi aiutate un po' con il dito. C'è anche la carta, se tu la vuoi. Sì, se vi volete aiutare anche con quello, ma così fate meglio, perché poi almeno riuscite a raggiungere tutti i punti. Ecco, intanto comincio a fare i cestini. Ci prendo qualche cestino. Sì, patata. Sì, prendile. Allora. Io continuo a tagliare la mandolina. Ti prendo. Sì, te prendile pure le patate. Te dimmi poi quanto vedere. Bastano, basteranno per tre cestini queste? Ma io penserei proprio di sì. Allora, perché dite la verità, la mandolina è anche un po' stanca, Via! Mi tocca invece, lì essere concentrata. La mandolina umana, invece quella, se prendete quella, non si stanca e quindi andate avanti. Ecco, fate veloce, ciazzano. Comunque questi, dai, sì, sono abbastanza fini. Se le fate a mandoline vengano ancora più fini, mi vengano più più adagiate sul
sul... Lo sai cosa? Io per fermarle, io farei così, guarda, E poi guarda, ce ne metti un'altra sotto. Un'altra sotto. Esatto. Per fermare tutto l'ambaradan, no? Bravissima. Così, bravissima, va bene. Perfetto. L'ingegno della cuoca ogni tanto sorte fuori, Allora, una ma intanto, vanno un po' salate? Ma io ce lo metterei un pizzico di sale appena... Allora, sì. Prima prepariamo le sotte, vai. Sì, dai. Mettiamo inizio. Questo qui, ti do una mano io. Ecco qua. Un gocciolino. Vai. Io fo così, scusatemi. Sì. Con lo scontex, benissimo. Tieni, lo vuoi un po'? Ah, io guarda, sì, l'asciugo, prima ce l'avevo messo meno, ma ora... Allora anche questa, asciugamelo un po' di più. Sì. Vai. Vai, fatto. Fatto. Si mette una qui e quest'altra sta a vedere, ora io. Bravona, mi sono fermata e ora... Ha fatto bene prima, dai. Mi riservano. Ah. Perché non fate poche. Ci sei? Cioè, no, no. Aspetta, ti devo fare qualcosa io? No, ti devo dare una mano? Forse me ne serviranno altre, però intanto proviamo. Quante te ne servono ancora? A me basta. Tu sei a io belle fatto, io questo, faccio guarda. Questa. E metto, vai, oh, precise, ma che hai fatto? Hai contato? Certo, però conto sempre. Oh vai, mettiamo qui. L'altro pizzico di sale. Un pizzichino di sale, qui. Un filino d'olio io metterei, gocciolina appena, per ungerle un po'. Vai. E se avete più pazienza, con il pennellino, l'ungete, insomma tutti gli attrezzini vari, va bene lo stesso. Si mette in forno. Si mette in forno. E ora che si va a fare? Si prepara, si mette la besciamella. Io l'avevo già preparata, l'ho messa qui un po' tiepidina, però la vado a rimettere dentro per stemperarla un po'. Ecco qua. Che meraviglia. Questa si mette qua, si toglie di mezzo, si ritaglia. Si può tagliare la mortadella. E si taglia la mortadella. Okay. La mortadella, senti, la tagli te, la triti te o la trito io? Vieni, vieni. Che bello. Devo assaggiare. Buona. Giusto, assaggiare giusta, buona. Sempre. Bisogna assaggiare la materia prima. Certo. Ma per sapere. Allora, frita. La tritate abbastanza fine, direi. E poi gli si dà un'altra tritata per l'altro verso. Io intanto controllo la besciamella. Non l'assaggio però. Ci si fida? Sì, sì. Intanto controllo i cestini. Sì, che sì. Profumo. Sono sempre lì. Ecco qui, tiepida è, si lascia. Vai. Ci sei, una vuoi una passata, un'altra tritatina? Veloce, vai. Come fanno solo gli sci? No, cioè, no, lasciamo aperto. Vai. Stile mandolina. Sì, le mandolina, stile... frita tutto, hostos, cioè io, modalità tutto. E parto. Mezzaluna. Sì, okay. Sì, cioè, ma io faccio tutto, Faccio aspirapolvere, tutto. Se avete bisogno faccio anche la detective. Addirittura. Guardate là, tutto. Perfetto. Tritata. Se ci avete e trita tutto, quello sa, zoom! Mettete un attimo e è fatta. Va bene Irene? Molto detto bene? Perfetto. Molto meglio. Ecco qua. Ora
si prende il tutto e si mette nella besciamella. Sì. Che ho spento, guardiamo un po'. Che non so quanta. Mamma mia, che bontà! Fantastica, fantastica. Mettiamola qui. Giriamo. Io ce la metterei sotto. Ma sì, ormai. Vero. Tanta fatica per niente, se no. Vero. Cioè. Si fanno più abbondanti, più ricche. Bisogna, sì, sì. Cestini sì, sì. Di papaveri ripieni, ricchi. Eh? Bene. Ricco ripieno. Allora, questo qui, però prendo, pulisco le mani e si pulisce. Intanto, però, io c'ho un'altra cosa da attrezzare grossolanamente. Questi non li prendete, il trisasotto. No, fine. Vengano nella polvere, se no di pistacchio. Si fanno tritati grossolanamente. Se avete il mortaio, più volentieri. Se proprio per non fargli schizzare in qua e in là, sì. Però viene bene, dai, tritati così vanno bene. Non è che ce ne deve essere delle cose. Giriamo questa, mettiamola qui da una parte, aspetta, e si fa così. Guardate, poi si tritano da sé, sono un po' di pazienzina, sono anche modalità pazienza attivata, perché poi vi dicevo, vedi Irene, vedi se tu ci sei, tu mi capisci, c'è di là, ci fanno, mi fa versacci, mi dice le cose, io lo devo capire mentalmente, sicché pensate, faccio anche la mentalista, no, sono la medium, qualsiasi cosa. Oh, guardiamo un po', mi sa che ci siamo. E qui si incomincia a aver fame, eh? Io insomma. Comunque, senti, io, siccome bruciano ancora, li lascerei qui dentro ai pirottini. Sì. No, bisogna stare a aspettare che raffreddino, poi li togliete e invece così noi si fanno vedere così, ok? Sì. Aspetta, io faccio così. Così. Ecco, era crollata una patata. E te me li riempi questi? Vieni, certo. Vieni. Allora, questo qui che tengo la patata ferma. Cerchiamo di non. Vai, decisa. Sporcare. No, decisa. Lei è sette. È decisa. Ah, aspetta, sono più vicina a questa, più facile. E fare finte ora. Guanti d'amianto per reggere le patate bollenti. Patate bollenti, anche qui. Eccoci. Vai. E guarda, anche pirottini bollenti. Che meraviglia, che meraviglia. Ti ci posso tenere tutta la mattina con le mani? Così? Fantastico! Ora ecco, fredda! Guarda, guarda, ho sporcato lì. Va bene lo stesso. Poi si prende i pistacchini, si mettono sopra, così. Si prende il piatto, aspetta, prendi il piatto perché arriva laggiù, mi sono bella ustionata. Ragazzi, siete pronti? Ecco qua! Ma che carini! Ma come sono bellini! Quando sono... venite ragazzi! Allora, quando sono pronti li fate raffreddare, li togliete logicamente e poi li riempite. Però, mi raccomando, sono buoni, mi sa tanto anche così. L'importante è la bontà. La bontà che noi faremo nuovamente in un'altra ricetta, domani alla solita ora, sempre qui su TV Prato. Un saluto da me e dai ragazzi del Datini, Vittoria e Gianluca. Ciao! Oh, ma prima di tutto,
a tavola. Ciao! Ciao! Questo programma è stato offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Publiacqua, il bene più prezioso, un valore per il futuro.